Soffermiamoci in particolare sull'ultimo dei segni miracolosi che Gesù compie prima della sua Pasqua al sepolcro del suo amico Lazzaro. Lì tutto sembra finito. La tomba è chiusa da una grande pietra. Intorno solo pianto e desolazione. Anche Gesù è scosso dal mistero drammatico della perdita di una persona cara. Si commosse profondamente e fu molto turbato. Poi scoppiò in pianto e si recò al sepolcro, dice il Vangelo, ancora una volta commosso profondamente. E questo è il cuore di Dio, lontano dal male, ma vicino a chi soffre. Non fa scomparire il male magicamente, ma compatisce la sofferenza, la fa propria e la trasforma abitandola. Notiamo però che in mezzo alla desolazione generale per la morte di Lazzaro, Gesù non si lascia trasportare dallo sconforto. Pur soffrendo egli stesso, chiede che si creda fermamente. Non si rinchiude nel pianto, ma, commosso sì, si mette in cammino verso il sepolcro. Non si fa catturare dall'ambiente emotivo, rassegnato, che lo circonda, ma prega con fiducia e dice: Padre, ti rendo grazie. Così, nel mistero della sofferenza, di fronte al quale il pensiero e il progresso si infrangono come mosche sul vetro, Gesù ci offre l'esempio di come comportarci. Non fugge la sofferenza che appartiene a questa vita, ma non si fa imprigionare dal pessimismo. Attorno a quel sepolcro avviene così un grande incontro-scontro. Da una parte c'è la grande delusione, la precarietà della nostra vita mortale che, attraversata dall'angoscia per la morte, sperimenta spesso la disfatta, un'oscurità interiore che pare insormontabile. La nostra anima, creata per la vita, soffre sentendo che la sua sete di eterno bene è oppressa da un male antico e oscuro. Da una parte c'è questa disfatta del sepolcro, ma dall'altra parte c'è la speranza che vince la morte e il male e che ha un nome. La speranza si chiama Gesù. Egli non porta un po' di benessere o qualche rimedio per allungare la vita, ma proclama: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Per questo, decisamente, dice,
togliete la pietra. E a Lazzaro grida a gran voce, vieni fuori. Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati a decidere da che parte stare. Si può stare dalla parte del sepolcro oppure dalla parte di Gesù. C'è che si lascia chiudere nella tristezza e che si apre alla speranza. C'è chi resta intrappolato nelle macerie della vita e chi, come voi, con l'aiuto di Dio, solleva le macerie e ricostruisce con paziente speranza. Di fronte ai grandi perché della vita abbiamo due vie: stare a guardare malinconicamente i sepolcri di ieri e di oggi, o far avvicinare Gesù ai nostri sepolcri. Sì, perché ciascuno di noi ha già un piccolo sepolcro, qualche zona un po' morta dentro il cuore. Una ferita, un torto subito o fatto, un rancore che non dà tregua, un rimorso che torna e ritorna, un peccato che non si riesce a superare. Individuiamo oggi questi nostri piccoli sepolcri che abbiamo dentro. E lì invitiamo Gesù. È strano, ma spesso preferiamo stare da soli nelle grotte oscure che abbiamo dentro, anziché invitarvi Gesù. Siamo tentati di cercare sempre noi stessi, rimuginando e sprofondando nell'angoscia, leccandoci le piaghe, anziché andare da Lui che dice venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Non lasciamoci imprigionare dalla tentazione di rimanere soli e sfiduciati a piangere addosso per quello che ci succede. Non cediamo alla logica inutile e inconcludente della paura, al ripetere rassegnato che va tutto male e niente è più come una volta. Questa è l'atmosfera del sepolcro. Il Signore desidera invece aprire la via della vita, quella dell'incontro con Lui, della fiducia in Lui, della resurrezione del cuore, la via del alzati, alzati, vieni fuori. Questo ci chiede il Signore e Lui è accanto a noi per farlo. Sentiamo allora rivolte a ciascuno di noi le parole di Gesù a Lazzaro. Vieni fuori. Vieni fuori dall'ingorgo della tristezza senza speranza. Sciogli le bende della paura che ostacolano il cammino.
ai lacci delle debolezze e delle inquietudini che ti bloccano. Ripete che Dio scioglie i nodi. Seguendo Gesù impariamo a non annodare le nostre vite attorno ai problemi che ci aggrovigliano. Sempre ci saranno problemi, sempre. E quando ne risolviamo uno, puntualmente ne arriva un altro. Possiamo però trovare una nuova stabilità. E questa stabilità è proprio Gesù. Questa stabilità si chiama Gesù, che è la resurrezione e la vita. Con Lui la gioia abita il cuore, la speranza rinasce, il dolore si trasforma in pace, il timore in fiducia, la prova in offerta d'amore. E anche se i pesi non mancheranno, ci sarà sempre la Sua mano che risolleva, la Sua parola che incoraggia e ci dice a tutti noi, a ognuno di noi, vieni fuori, vieni a me. Ci dice a tutti, non abbiate paura. Anche a noi, oggi come allora, Gesù dice, togliete la pietra. Per quanto pesante sia il passato, grande il peccato, forte la vergogna, non sbarriamo mai l'ingresso del Signore. Togliamo davanti a Lui quella pietra che gli impedisce di entrare. È questo il tempo favorevole per rimuovere il nostro peccato, il nostro attaccamento alle vanità mondane, l'orgoglio che ci blocca l'anima, tante inimicizie fra noi, nelle famiglie, tante cose. Questo è il momento, il tempo favorevole per rimuovere tutte queste cose. Visitati e liberati da Gesù, chiediamo la grazia di essere testimoni di vita in questo mondo che ne è assetato. Testimoni che suscitano e risuscitano la speranza di Dio nei cuori affaticati e appesantiti dalla tristezza. Il nostro annuncio è la gioia del Signore vivente, che ancora oggi dice, come Ezechiele, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, nelle vostre tombe, o popolo mio.